alla fine il riposo del Lecce non ebbe, diciamo, grosse ripercussioni sulla classifica, e potrebbe accadere anche ora, perché sarà una partita importante quella tra Catania e Trapani, e Lecce da spettatore tiferà, penso, sempre per un pareggio. Occhio a questa iniziativa del Lecce in area di rigore! Eccolo qui il gol del Lecce! Il vantaggio della formazione Saraniti, di mister Liverani, ed è sempre lui, Andrea Saraniti, porta in vantaggio la sua squadra al 73esimo minuto. Da vero bomber. Sì, sempre, Andrea Saraniti sempre firma al 1-0 del Lecce. Momento giusto, al punto giusto. Qui richiamano l'assistente i difensori del Cosenza, ma rivedremo queste immagini. Magari a velocità naturale è sembrato fuori gioco, però bisogna vedere nella risalita se tutti i giocatori del Cosenza lo hanno fatto nel modo giusto. Impressionante lo score di questo attaccante, 29 anni, alla sua settima presenza con la maglia del Lecce, firma il suo quarto gol in maglia giallorossa, e qui vediamo i festeggiamenti dei tifosi del Lecce arrivati fino a Cosenza per seguire la loro squadra. L'incursione di Mancosu in area di rigore, stop con il destro, conclusione con il sinistro, si gira alla perfezione Andrea Saraniti, colpisce guardando ottimamente. È ancora Lecce pericoloso, questa volta Saracco in uscita impedisce a Di Piazza di rendersi pericoloso.